Pace e bene a tutti, buongiorno e buon lunedì mattina qui con noi alla regola della sostenibilità. Dopo le feste di Pasqua siamo tornati qui fra Italo e Tony Augello, grazie fra Italo. Per darvi sempre il benvenuto e rimetterci all'interno di questo cammino, perché è un vero e proprio cammino che abbiamo iniziato con l'intenzione di diventare tutti un pochino più consapevoli di quello che sprechiamo e di quello che in realtà possiamo conservare e avere, la regola della sostenibilità. Assolutamente sì, un cammino fatto con tante tappe che toccano gli argomenti più disparati, perché il grande tema della sostenibilità raggruppa veramente molti argomenti, tutti interessanti, molto legati, connessi tra di loro, e con le news di oggi ne andremo a toccare qualcuno. E possiamo subito tuffarci, perché non facciamo mai in tempo a dirle tutte. Questa cosa ci piace, perché vuol dire che il mondo della sostenibilità si muove, è in fermento e ci sono parecchie novità. La prima riguarda la giornata internazionale Rifiuti Zero, praticamente una giornata che nella sua seconda edizione, pensate un po', molto recente, istituita nel 2002 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Che si fa in questa giornata? Si vuole un pochino riflettere su quanto si spreca e quindi cercare addirittura di porsi l'obiettivo: oggi non sprechiamo, oggi non buttiamo niente. Abbiamo una bella grafica che vedevamo solo qualche istante fa, grazie all'aiuto della regia di Vito Ciavarella, Domenico Cavorsi e Giulio Russo, che è in questo cerchio, posso definirlo così, fra Italo, ci dà 9 step per arrivare all'agognata meta dei rifiuti zero. Proviamo a vederli insieme velocemente. Sì, il primo indica il primo passo, ossia quando buttiamo qualcosa cerchiamo di iniziare a distinguere dove va buttato. Ecco, noi siamo stati anche abituati e cresciuti a fare di tutto erba un fascio, invece da un po' di anni sappiamo che ogni rifiuto ha un suo luogo dove essere gettato e smaltito. Di seguito c'è la raccolta porta a porta, questo non è a carico nostro, insomma, magari più a carico delle istituzioni. Dopodiché c'è un'altra attività anche molto utile, che è quella del compostaggio. Magari chi ha un giardino, chi ha una campagna, può farlo in maniera più semplice. Ossia, tutte quelle cose che rimesse nella natura possono essere poi ridigerite dall'ecosistema, ecco, è bene che tornino nel terreno sotto forma di concime, veramente molto prezioso. Quello che si può riutilizzare è bene che si riutilizzi, quindi il riciclaggio. Poi una cosa che in realtà ci riguarda tutti, la riduzione dei rifiuti. E qui dico una cosa, diciamo una curiosità. Praticamente l'umanità ogni anno genera tra i 2,1 e i 2,3 miliardi di tonnellate di rifiuti, che sono tantissimi. Ho fatto un piccolo calcolo, no? Per poter, diciamo, smaltire questi rifiuti, se fosse fatto tutto in una volta, ci vorrebbero 200 milioni di camion. 200 milioni di camion. Se noi li mettiamo uno affilato dietro l'altro, praticamente faremo più volte il giro del pianeta. Quindi pensate quante cose buttiamo. E poi il riuso e quindi la riparazione, no? Ora è più facile sempre buttare e comprare il nuovo. Ecco, un po' di crisi economica ci sta aiutando a capire che magari dobbiamo fare diversamente. Però riusiamo le cose che abbiamo, e soprattutto prima di cambiare un elettrodomestico, prima di volerne uno nuovo, ecco, non ci facciamo guidare solo dalla moda e da esigenze e bisogni strani, ma utilizziamo quello che abbiamo perché funziona ancora, questa è la verità. Poi non leggo bene qua la tariffazione puntuale. Ossia, sì, praticamente abbiamo già visto in Svezia questi esperimenti, no? Quando tu vai a buttare, tu effettivamente vieni tassato per quello che butti. Invece adesso ci sono delle tariffe più collettive che praticamente non premiano chi però fa economia di rifiuti in senso molto oculato. Quindi premiare le persone che hanno un occhio di riguardo a non gettare, in pratica. E poi abbiamo visto anche in qualche puntata proprio che nei paesi del nord Europa è stata adottata quella tecnologia. Peraltro italiana era. Italiana, sì. Se non sbaglio, molisana, realizzata nel Molise o in Abruzzo, che aiuta al conferimento di determinati rifiuti per una determinata quantità ad avere dei bonus o addirittura appunto un ritorno economico reale.
Poi attività di recupero dei rifiuti, perché sappiamo che molti sono finiti dove non dovrebbero stare, pensiamo ai nostri mari, e anche questo è stato un tema che abbiamo assolutamente trattato. E infine poi, ecco, cercare di portare avanti ciò che la scienza ci può permettere per quanto riguarda la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. C'è anche un disastro nello spazio di rifiuti, perché in tutte le missioni spaziali le cose sono state poi lasciate, e quindi ci sono bulloni materiali tutti intorno al nostro pianeta, che ora diventano un problema, perché quando mandiamo altri satelliti o altre navi spaziali, navicelle, missili, ecco, qua dobbiamo fare i conti con i detriti che sono nello spazio. Ecco l'importanza delle buone abitudini, averne consapevolezza, coltivarle. La raccolta differenziata comporta un impegno, però è un impegno a tutela della casa comune che abitiamo e nell'interesse nostro e delle generazioni che seguiranno. Esatto. Poi c'è una bella notizia che penso che la voglia dare tu. Dal 5 settembre la giornata dei rifiuti zero è stata celebrata il 30 marzo, come dicevamo. Invece solo ieri si è chiusa la fiera del cicloturismo, il primo evento in Italia interamente dedicata agli esperti del settore e agli operatori del cicloturismo, una terza edizione che si è svolta nello spazio Dumbo di Bologna. Le piste ciclabili, ecco, stiamo vedendo il sito della Fiera del Cicloturismo. Le piste ciclabili sono un traguardo ormai raggiunto da tante grandi città in Italia e nel mondo, ma possono essere un valido alleato per la riduzione delle emissioni di CO2 anche in tutti gli altri centri, per cui ci auguriamo che momenti come questi facilitino anche questo tipo di cambiamento utile per noi e per il nostro pianeta. Però bisogna andare con prudenza in bici. Andare in bici fa bene, però insomma bisogna essere allenati. E può capitare di cascare dalla bici e farsi un po' male, per cui fate attenzione. E mi raccomando, anche in bici, casco sempre allacciato, possibilmente paragomiti, paraginocchi e anche guanti, che possono tornare utili. Passiamo invece a un'altra iniziativa vissuta sabato 6 aprile qui nella diocesi di Manfredonia. Organizzata una giornata incontro dal titolo La Chiesa in ascolto delle realtà ambientali. Ecco, il nostro vescovo dice: sapete bene che il mio ministero episcopale nella terra dell'amato Gargano ha avuto fin dall'inizio una particolare attenzione all'ambiente e alla legalità. Questo è verissimo. Padre Franco Moscone da subito ha posto l'accento su questi due aspetti che ha ritenuto immediatamente critici del territorio del Gargano. E quindi questa giornata vissuta il 6 aprile dalle 9 alle 16 presso la Foresta Umbra, e c'è stata questa catechesi, questo momento formativo tenuto da Ciro Amato, il professor Ciro Amato, psicologo, formatore, membro del gruppo Ecologi del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede. E dopo questo momento, sempre a contatto con la natura, si è vissuto non solo il pranzo, ma anche un momento di scambio di opinioni in maniera sinodale. Questo è il termine che sta animando un po' i percorsi di tutte le diocesi, con il criterio che dice: ognuno ha qualcosa di importante da dire e di valido per aiutarci a risolvere i problemi, quindi ascoltiamoci tutti. Esatto, e noi lo abbiamo seguito da vicino l'evento, andando ad intervistare i protagonisti. Tra l'altro, ecco, tra i coorganizzatori dell'evento c'era anche la comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, impegnata appunto anche nei tavoli di ascolto, per cui oggi il momento di riflessione dedicato appunto a loro sarà sostituito da questo focus che abbiamo fatto sull'argomento. Ma su questo interessantissimo evento ritorneremo proprio con Maria Stella Alemanno e Anna Paola Biceglia di Laudato Si, probabilmente già la prossima settimana. Abbiamo parlato di biciclette, però ricordiamo che abbiamo anche le gambe e i piedi, quindi un'altra iniziativa molto bella è quella del 13 e 14 aprile. Si parla di cammini aperti,
un'iniziativa del Ministero del Turismo, CAI e Cammini d'Italia. È una iniziativa che fa parte del macro progetto più grande di Scopri l'Italia che non sapevi, Viaggio Italiano, perché è vero, andando a piedi si impara molto di più, si scoprono dettagli del mondo che noi non conoscevamo. Allora è uno di quei turismi lenti, li chiamiamo così, che offrono la possibilità di riprendersi il proprio spazio, lasciarsi tempo per pensare e di vivere tutto ad un ritmo più umano. Durante questo weekend speciale saranno organizzate ben 42 escursioni diverse, due per ogni regione e provincia autonoma, sotto la guida di esperti del settore. Guarda, Fraintolo, condivido con quanti ci seguono da casa una piccola esperienza personale. Io amo fare tanto la bici, lo dicevamo prima, quanto il trekking, ed effettivamente il trekking ti dà la possibilità di vivere meglio il contesto in cui stai camminando, perché appunto ci vai in maniera più lenta e puoi apprezzare anche il singolo dettaglio. In questo periodo dell'anno sul Gargano, come del resto un po' in tutta Europa, stanno fiorendo le orchidee spontanee, quindi è uno spettacolo. Con la bici tante volte si passa un attimino più di slancio, per cui si può apprezzare tante cose meno. Non si notano, non sì, si notano, ma questo è vero anche in città. Anche andando a piedi in città, talvolta scegliendo volontariamente di fare non il percorso più breve, si scoprono vie, scorci e dettagli dei balconi e quindi della popolazione che c'è, veramente importanti e da gustare. Molto bene, e con lo spazio news arriviamo alla prima pausa pubblicitaria, ma noi ci ritroviamo subito insieme, per cui non andate via. Fraenzo, buongiorno, buongiorno e ben trovato. Stavamo già, ecco, scambiando due chiacchiere su quello che sarà l'intervento di oggi, ossia fino a un istante fa abbiamo parlato della natura, del nostro rapporto con la natura stessa, però volevamo interrogarci anche con te sul rapporto tra la fede e gli ambienti urbani, in maniera particolare le grandi città come quella in cui vivi tu. Beh, intanto credo che sia una delle più grandi sfide quella di comprendere la bellezza del tema della sostenibilità, e cioè del rapporto sano con l'ambiente. Papa Francesco ne ha fatto un motivo del suo pontificato, ricordiamolo sempre. Ho scelto il nome di San Francesco perché è l'uomo della pace, l'uomo dei poveri, l'uomo che ama e rispetta il creato. E io credo che dovremmo passare dal vivere, l'aggettivo possessivo mio, non come appunto logica di possesso, logica di bisogno, ma come logica di appartenenza, e cioè questo mondo mi appartiene. Quando noi arriviamo a questo, allora inizia realmente il rispetto dell'ambiente. Non gettare una carta, iniziare a pensare al consumo energetico con più sobrietà e tanti piccoli gesti, perché io non credo che abbiamo bisogno chissà di quali grandi gesti, ma abbiamo bisogno dei piccoli gesti quotidiani, quelli impreziosiscono la nostra vita. Questa era una questione. L'altra questione è quella legata a una risposta che il Papa ha posto a chiare lettere nella Laudato Si, anche nella Querida Amazzonia, ma anche nell'ultimo testo che è stato un po' un approfondimento, e cioè che futuro vogliamo dare ai nostri figli. Fra poco ci sarà la Giornata Mondiale dei Bambini qui a Roma, il 25 e 26 maggio, anzi ne approfitto per rilanciare l'iscrizione sul sito, per invitare davvero tutti a nome di Papa Francesco a partecipare con i propri bambini a questi due giorni straordinari che io sono convinto Roma non dimenticherà mai. Vedo che avete postato il programma dei due giorni, 25 e 26 maggio. Ecco, uno dei temi è proprio l'amore per l'ambiente. Il Papa affronterà questo tema con i bambini.
E ritorno quindi alla domanda, no? Che futuro vogliamo dare? Cioè, vogliamo dargli, donare aria pulita ai nostri figli? Vogliamo donare un ambiente sano? Ecco, tocca rispondere responsabilmente a questa domanda che tocca la propria carne, cioè i figli. Si dice in gergo che i figli sono pezzi di cuore. Ecco, allora tu che cosa vuoi dare a questo cuore? Vogliamo fare un'altra domanda, Sì, Frank? parlando di questa realtà grande che è Roma, no? Una realtà sfaccettata, ci chiedevamo anche noi un pochino da Francescani, com'è il clima della fede nella grande città? Qual è il modo di viverla? Sappiamo che molti giovani, per esempio, arrivano a Roma per lo studio, per il lavoro. La fede è ancora qualcosa che è cercata oppure sta diventando qualcosa ai margini, fatta solo per magari le generazioni più adulte che avevano questa abitudine? Io penso che la ricerca di Dio, non è spenta. Credo che ci sia una. Noi viviamo in una società fluida a tutti i livelli, legata alla sessualità, legata alle relazioni e anche la religione, il rapporto con Dio, ormai è influenzato da questo modo di pensare e, che dice però che non c'è una ricerca di Dio come noi siamo abituati a pensarla, e cioè i grandi numeri nelle chiese, i santuari fanno eccezione, nelle parrocchie, la partecipazione dei giovani alla vita della Chiesa, noi forse questo lo stiamo vedendo sempre meno, e se ci lasciamo prendere dalla logica dei numeri o dalle chiese vuote, noi dovremmo rispondere, i giovani sono lontani. Invece c'è una modalità nuova di rapportarsi con Dio, ed è lì che bisogna lavorare, che è fatto di rapporto personale. E credo che questo interroghi profondamente i sacerdoti, i vescovi e la stessa Chiesa. Perché vedo che quando incontro i giovani c'è la sete di Dio, c'è il bisogno di Dio. Quindi questo non è spento, questo aspetto, ed è interessante. Io ricordo un ragazzo che mi diceva, dice, io non vado in chiesa, però se devo cercare o approfondire Dio, vado, a volte sto nei social, e lì Dio non l'ho trovato, lì le persone che mi parlano di Dio non li ho trovati. Questo è accaduto 4-5 anni fa, è un ragazzo che ha fatto un bellissimo cammino, a dire che cosa? Che forse abbiamo bisogno di abitare nuovi strumenti che i giovani vivono, e lì dare delle risposte. È evidente che la questione poi della rete, dei social, ci interroga nel far diventare quei rapporti sulla rete, virtuali, farli diventare reali. E poi questo è il cammino che si porta avanti. Tu poi hai il privilegio di aver vissuto e lavorato per tanti anni ad Assisi, quindi hai anche la possibilità di poter fare un paragone tra queste due città, ugualmente importanti ma molto diverse. Ecco, forse a volte bisognerebbe provare, un po' come dicevi tu, a ricreare nelle grandi città delle aree. Delle bolle di ossigeno, diciamo così, no? Per ritrovarsi fuori dallo stress, dal traffico, dal caos di una grande città. Io dico sempre che i santuari non fanno testo, in che senso? Io continuo a chiamare Assisi, Roma, Gerusalemme le tre città sante. Gerusalemme dove è nato il cristianesimo, a Roma dove viene annunciato e ad Assisi dove trova una particolare testimonianza di vita nella figura di San Francesco. Non fanno testo perché? Perché nei santuari arrivano milioni di persone, lo sapete anche voi, San Giovanni Rotondo, se pensiamo a Pompei o Sant'Antonio, perché arrivano da tutte le parti del mondo e grazie a Dio i santuari sono, e grazie a Dio i santuari sono davvero un faro, che illuminano
tutte le realtà del mondo. Solo a Roma, a San Pietro, per il Giubileo sono previsti 32 milioni di pellegrini. Ad Assisi ogni anno arrivano 4 milioni di pellegrini. La media dei santuari è più o meno questa. Santuari minori come San Giovanni, la Madonna dell'Arco oppure Montevergine fanno i conti con circa 1 milione di pellegrini. E rimangono dei fari. La grande questione è sulle parrocchie, insomma, su quello che è il cammino ordinario, potremmo dire, della Chiesa. E Fraita non ne sa qualcosa perché è Sì, e parroco. soprattutto la questione giovani è molto particolare, delicata. Però c'è una cosa che mi ha, condivido questo, magari Padenzo, puoi vedere se riscontri anche tu questo. C'è per esempio su questa nuova scorta, diciamo che di tutta una riflessione partita con il riconoscimento del Ramadan come giorno di vacanza per alcuni istituti scolastici, no? E ha fatto seguito anche la pubblicazione di un'immagine del rapper cantante Ghali che si è fotografato alla Mecca in preghiera, ha fatto questo pellegrinaggio, lui è musulmano, è andato lì. Ecco, prima la religiosità pareva dover essere messa un po' da parte, anche gli artisti erano un po' inclini a nascondere questa cosa perché poi temevano che potessero perdere una parte del loro pubblico, comunque essere soggetti a delle polemiche. Ho notato invece che però adesso non solo inizia a esserci questo coraggio, non tanto dai cristiani, però comunque viene apprezzato. Quindi vedo che forse per i giovani la religiosità inizia a poter riconquistare un po' di parte a livello della, di vita pubblica, piuttosto che la chiesa e poi finisce lì. Per il resto tutti dobbiamo far finta di essere un pochino non religiosi. Provo a rispondere io velocissimamente prima di dare la parola a Franzo. Probabilmente, come diceva lui stesso all'inizio di questa nostra chiacchierata, nella società fluida in cui stiamo vivendo, ti viene, ecco, proprio da dentro il desiderio di cercare un punto di riferimento, e questo penso che la religione possa esserlo in maniera importante rispetto a tendenze e mode che vanno e vengono. Non so se sei d'accordo, Franz. Se noi pensiamo voglio dire, al periodo dell'illuminismo o ad alcuni periodi della storia, noi ci accorgiamo anche che ci sono stati dei picchi di apparente lontananza da Dio, di distruzione dell'idea stessa di Dio, pensiamo al marxismo, eccetera. Però poi tutto questo lascia l'amaro in bocca, lascia il vuoto, perché ciò che può riempire il cuore umano è solo, è unicamente la presenza di Dio. Ma questo in qualsiasi realtà religiosa, in qualsiasi fede. Ecco perché noi non ci dobbiamo spaventare. Anzi, a volte il vuoto che la società fa sperimentare è l'inizio di una nuova e più autentica ricerca di Dio. Oggi dobbiamo prendere atto che comunque c'è una fluidità molto forte e c'è una ricerca di Dio diversa. Vero, vero. E noi ci auguriamo che questa ricerca, questo anelito non si affievolisca, anzi sia sempre più forte. Per cui, Franzo, ti ringraziamo per essere stato con noi stamattina a riflettere su questi temi importanti, alla luce dei tanti eventi anche che appunto verranno realizzati a Roma, come la giornata mondiale dei bambini con il Papa, e poi il giubileo di cui facevi cenno tu, ormai direi no, non imminente, ma ormai sicuramente Quasi, prossimo. quasi, quasi. Quindi 25 e 26 Papa Francesco vi aspetta a Roma. Ah, organizzatevi anche voi come televisione, radio per seguire l'evento, mi raccomando. E invito davvero tutte le famiglie
tutti i bimbi a rispondere a questo grande appello di Papa Francesco. Il Papa vi aspetta a Roma il 25 e 26 maggio prossimi. Seguiremo assolutamente con grande attenzione, con grande affetto, quindi ti auguriamo buon lavoro e arrivederci a presto. Grazie, Padre Enzo. Pace e bene a voi. E adesso noi restituiamo la linea alla regia, ma ci ritroviamo tra pochissimo. Ci ritroviamo in diretta per tornare, fra Italo, su un altro appuntamento che ci è stato molto a cuore. Utilizzo il verbo al passato perché è un appuntamento, un'esperienza che ha avuto luogo, ma del resto non moltissimi giorni fa, quella di Smiley Academy in India, ad Assam, attraverso appunto quella che ha dato corpo alla Smiley Experience, così come chiamate. I ragazzi di Smiley sono quelli che ci hanno anche accompagnato con le Smiley News e ai quali sta particolarmente a cuore il tema della tutela ambientale, e la nostra ospite Nadia Paleari ci parlerà tanto di Smiley per ricordarci che cos'è, di cosa si occupano questi valenti giovani, quanto della esperienza ad Assam. Benvenuta Nadia. Ciao, Buongiorno Nadia, benvenuta. grazie, grazie a tutti e grazie per essere qui. Sì, Allora, faceva molto caldo in India? devo dire che faceva abbastanza caldo, l'umidità non si è fatta mancare, ma devo dire che abbiamo preso anche qualche pioggia tropicale, giusto per avere tutto lo spettro dei Per climi. avere tutta l'experience, se no. Non vi siete Esatto. fatti mancare nulla. Hai fatto parte di quel nutrito gruppo di giovani che è andato appunto in India, ad Assam, intorno a The Forest Man, l'uomo che da solo ha piantato un'infinità di alberi in India per contrastare i cambiamenti climatici, e con il quale, ecco, stiamo vedendo già alcuni scatti fotografici, vi siete seduti intorno ad un tavolo, metaforicamente parlando, per affrontare le sfide appunto della sostenibilità proprio con i giovani che sono tra le persone più sensibili a questi temi così importanti. Per cui ti lascerei raccontare a tutto campo quello che è successo. Assolutamente, in realtà l'incontro con The Forest Man, con Jadappa Yang, è stato proprio il punto d'inizio, il punto di partenza di questa esperienza, e credo sia stato proprio simbolico a suo modo, perché l'incontro è stato fatto durante anche la giornata della foresta, e incontrare lui che da solo, partendo da un semplice albero, ha piantato un'intera foresta, è stato sicuramente di ispirazione. Ma non in quel modo in cui sono di ispirazione le imprese che sembrano inimitabili. Sentirlo parlare ci ha fatto capire che veramente la sostenibilità è qualcosa che parte da un seme, parte da un singolo albero, e metaforicamente è come se lui avesse lasciato dentro di noi un seme, un germoglio, che poi noi con Smiley Academy abbiamo voluto far fiorire, far germogliare. È stato simbolico anche il fatto che ci fosse la figlia, Munmuni Payeng, a cui sta passando in un certo senso il testimone generazionale della sua impresa. E è un po' un'idea che ritorna all'interno di Smiley, perché come dicevi tu, noi siamo 30 giovani che hanno questa idea di voler costruire ponti, di voler connetterci. E la base di Smiley stessa, il suo nome alla fine significa Sustainable Mindset and Inner Level for You. Quindi quello che noi vogliamo andare a fare è partire proprio da un cambio di mindset. Quella di Assam l'abbiamo chiamata appunto Smiley Experience, e penso che Experience sia il nome migliore che si possa dare, perché io stessa prima di partire avevo tante idee, tante aspettative di cosa sarebbe stato, cosa avrei vissuto in questi giorni. E però poi mi sono resa conto che solo sperimentandolo, solo vivendolo, potevo capire veramente che cosa è stata, che cos'è questa Academy. Perché il fattore esperienziale è fondamentale. Quello che noi abbiamo fatto è un'iniziativa di formazione, però innovativa. Io mi occupo di sostenibilità, di training per la sostenibilità anche nel mio quotidiano. E molto spesso siamo chiusi all'interno di aule e con corsi in somministrazione frontale che possono essere molto validi, però
ma manca letteralmente mettere le mani in pasta, essere fuori nei luoghi iconici della sostenibilità. Ed è quello che noi abbiamo fatto in questa settimana. È stata un'esperienza di apprendimento in cui noi eravamo letteralmente nei luoghi, quindi qua possiamo vedere all'interno di un villaggio indigeno oppure nella stessa Molai Forest di Jadat Payeng. Ed è un'esperienza in cui si applica una nuova formula, che è quella di innanzitutto connettere a livello intergenerazionale, quindi mettere il sapere, la tradizione, ma unirla anche all'innovazione, ai giovani. E poi è anche una connessione internazionale, dove abbiamo lavorato insieme tra popolazioni indigene e non indigene, con un obiettivo che è quello di investire insieme sulle prossime generazioni. E noi l'abbiamo fatto attraverso lo sviluppo delle nostre eco-imprese, quindi di progetti che ognuno dei singoli partecipanti ha sviluppato, partendo già da prima dell'esperienza, quindi arrivando con un progetto, un'idea, quasi un modello di business, e poi sviluppato proprio durante l'esperienza, grazie a tutte le fasi di apprendimento, grazie a tutte le esperienze che sono state fatte in questi giorni, con l'idea proprio di andare a dimostrare che è possibile. Avere un nuovo modello di business, avere un nuovo approccio che non è estrattivo come quello attuale, come quello occidentale potremmo definire, ma è rigenerativo e che si basa proprio sulle conoscenze e sul fattore indigeno, perché alla fine le popolazioni indigene sono solo il 5% di tutta la popolazione, ma è incredibile, questo dato a me ha sconvolto la prima volta che l'ho sentito, vanno a proteggere l'85% della biodiversità mondiale. Sono veramente i custodi del creato, non saprei come altro definirli, e dobbiamo imparare da loro. Dobbiamo imparare da loro che già sanno essere sostenibili, quindi noi ora siamo sempre alla ricerca di sviluppo sostenibile, di soluzioni per la sostenibilità. Ecco, una cosa che ho imparato io è che già esiste, dobbiamo trovare il modo per integrarlo in quello che è il nostro modello di sviluppo. Nadia, complimenti per la chiarezza di esposizione, non è così scontata e non è da tutti, per cui grazie. Hai suscitato sicuramente una miriade di domande, fra Italo. E voglia, anche considerazioni, io volevo fare questo esempio, magari noi vediamo che si viaggia tanto anche al giorno d'oggi, i giovani di adesso viaggiano molto, però diciamo, come meta di viaggio spesso dopo lo studio ci si fa questo piccolo premio, la vacanza, le ferie, si sceglie la grande città, i monumenti magari per i più maturi, i musei, dopodiché c'è la spiaggia o comunque la discoteca, il divertimento, un po' di trasgressione vogliamo dire così. Qui abbiamo invece altri giovani che scelgono l'India, dove incontrano una persona che sostanzialmente ha piantato alberi e vanno ad incontrare persone dalle quali magari, non lo so, il resto del mondo non vede niente di interessante e loro scoprono un tesoro. Io credo che questa cosa vada raccontata ai 420 per dire quanto sia bello incontrarsi, quanto sia bello imparare. Secondo te, in base anche alle persone che frequenti tu, per cosa vale adesso la pena di viaggiare? Insomma, siamo nel 2024. Per cosa vale la pena veramente andare via da casa e spendere dei soldi? Perché è un viaggio che è costato anche questo, no? Certo, allora io credo che quello del viaggio e in generale anche del turismo sia uno dei temi da affrontare all'interno della sostenibilità. E, io lavoro molto con anche le giovani generazioni, proprio perché mi occupo anche di educazione, e quello che noto è proprio una ricerca di, allora nel gergo ogni tanto si chiama anche purpose, ma di scopo, fare qualcosa perché corrisponde ai miei valori, mi fa sentire che sto facendo qualcosa che mi fa bene, che fa bene al pianeta, quindi c'è proprio una ricerca e credo che anche il viaggio debba essere allineato a questo. Per me Smiley non è stato solo un viaggio, è stata un'esperienza e credo che piuttosto che organizzare magari un semplice viaggio, una fuga di un weekend, una settimana al mare, unire un'esperienza del genere possa dare molto di più, perché è stata un'esperienza a 360 gradi, noi abbiamo imparato, abbiamo lavorato, sudato letteralmente, ma ci siamo anche divertiti. È un'esperienza umana a 360 gradi. Cosa vuol dire? Che si lavora da un lato a dei progetti di impresa, dall'altro si è ispirati da persone come Jadat Payeng, come sua figlia Munmuni, e dall'altro però si è anche a contatto con popolazioni dall'altro lato del mondo. E questo è un tipo di connessione, di biodiversità umana, l'abbiamo chiamata, che è davvero incredibile. Quindi,
Un'esperienza del genere, secondo me, è formativa sotto tutti i punti di vista e lì è stato il nostro punto di partenza. Noi siamo partiti da qua, ma adesso stiamo già pensando a quelle che saranno le prossime tappe, ad esempio l'Amazzonia, il Ghana. E secondo me è interessante l'idea di poter andare in questi luoghi che non sono ancora così conosciuti, ma che hanno così tanto da regalare. E al tempo stesso abbiamo anche l'Italia. E uno potrebbe pensare anche perché Amazzonia, Ghana e poi Italia. Perché dobbiamo anche un po' andare a scalfire quella retorica del cambiamento climatico ha effetti solamente lontano da noi, dall'altra parte del mondo. Non è assolutamente vero. Noi andiamo ad agire anche in Italia perché prendiamo l'esempio della Lombardia. La Lombardia è la mia regione nativa e quest'estate è stata devastata da inondazioni, da grandinate. In un parco vicino a dove abito, 30.000 alberi, e non è un parco grande come la Molai Forest in India, è un parco piccolino. 30.000 alberi sono stati divelti, quindi il cambiamento climatico c'è, è qua, è ora. E anche un motivo per cui il mio progetto di eco business ho sviluppato in India vuole andare a lavorare sui territori locali partendo proprio dall'Italia. È un progetto che parla di rigenerazione urbana. E che parte proprio dalle comunità locali, da quelle che non sono le grandi città, ma sono i piccoli centri, quelli dove magari c'è tanta innovazione, tanta voglia di fare, ma mancano i catalizzatori, le infrastrutture. E io voglio portarli partendo proprio dal sud, quindi anche qua adesso sono alla ricerca di idee, di persone che magari vogliono saperne di più di questo progetto per poter capire come portare quello che è stato l'approccio Smiley anche in Italia. E partendo proprio dal sud. Quindi io partirei dal suggerire di non fare solamente esperienze di viaggio, ma fare esperienza 360 gradi, che è un po' quello che Smiley ha voluto essere fin dal principio e quello che io consiglierei a qualsiasi giovane, perché è davvero una formazione totale. E comunque, ecco, magari non soffermarsi alla superficie delle cose quando si viaggia, provare a penetrare un po' più il tessuto sociale, oltre che quello naturale, perché poi quel fattore indigeno di cui parlate, che è un'intuizione pazzesca, ecco, probabilmente appartiene anche alle nostre aree interne, sempre più abbandonate, spopolate, addirittura, ecco, adesso non si contano più i paesini che sono diventati fantasma, invece probabilmente è proprio nelle aree interne che possiamo riconciliarci con il creato, sarebbe molto molto bello. Nadia, potremmo star qui a parlare per ore, i tempi televisivi però ci ricordano che a un certo punto dobbiamo fermarci, ma siamo sicuri che il confronto con voi comunque proseguirà anche in futuro. Grazie mille Nadia e un grande Assolutamente. baci, baci, abbracci a tutti gli amici di Smiley, perché siete veramente una grande ispirazione per noi. Grazie a voi. Per restare in contatto potete assolutamente seguirci sul nostro sito, sui nostri social e noi siamo ben felici di comunicare quello che stiamo facendo. Bravi, buon lavoro e allora arrivederci, a prestissimo. E come anticipavamo in premessa, fra Italo, adesso andiamo a fare un piccolo approfondimento su quello che è successo alla sede dell'aeronautica, distaccamento Iaco Tenente, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, in Foresta Umbra, con l'evento organizzato dalla diocesi di Manfredonia, la Chiesa in ascolto delle realtà ambientali, la cui anteprima stiamo vedendo anche nella locandina, un evento che è stato presieduto anche da Sua Eccellenza Monsignor Moscone, vescovo dell'Arcidiocesi Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, vescovo che ha partecipato anche ai lavori di gruppo, ha ascoltato tutti quanti prima di fare anche le sue conclusioni finali fra Italo. Un bel evento di cui probabilmente ci sarà un seguito, per cui continueremo a seguirli con attenzione, perché ovviamente sono temi che ci stanno molto a cuore. Lanciamo il servizio? Direi di sì.
Abbiamo vissuto una mattinata e speriamo ancora il pomeriggio meditando e vivendo sulla bellezza dell'ascolto, a livello completo, circolare della natura. Siamo in foresta umbra, tra di noi, ecco, come cittadini, e riflettendo su ciò che ci ha lasciato la Laudato Si, se è possibile trasformare l'enciclica Laudato Si in un progetto che tocchi la politica e quindi salvi veramente il nostro ambiente, la nostra economia, la nostra cultura di popolo garganico. Sono Massimiliano Arena, sono direttore dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale, Salvaguardia del Creato, Giustizia e Pace. Allora, questo evento nasce un po' da diversi desideri che si sono andati a intrecciare e confluire l'unico desiderio. Innanzitutto una grande sensibilità da parte della nostra Chiesa Diocesana e in particolare del nostro Vescovo sui temi della salvaguardia del creato e della custodia dell'ambiente. E successivamente, da vari percorsi che stiamo svolgendo in diocesi, tra cui quello di dialogo con gli amministratori dei comuni della nostra diocesi, abbiamo avuto già due appuntamenti dove abbiamo cercato di fare dei gruppi di discussione e approfondimento con gli amministratori, cercando di ascoltarci reciprocamente su alcune urgenze. Una delle urgenze emesse è stata quella dell'ambiente, e quindi abbiamo deciso di cominciare adesso a sistematizzare discussioni per tavoli legati a dei temi, e abbiamo deciso di partire dall'ambiente perché già c'era da tempo questo desiderio, e quindi oggi si realizza questa prima giornata diocesana che abbiamo chiamato Sinodo della Natura, dove abbiamo chiamato a dialogare con noi varie realtà. Quindi ci sono associazioni ambientaliste che vivono il loro impegno fuori dal mondo ecclesiale, ma anche realtà internamente al mondo ecclesiale come l'Azione Cattolica o le due comunità Laudato Si presenti nella nostra diocesi, che sono un po' partner organizzativi di questa giornata. C'è la comunità di San Giovanni Rotondo e la comunità del Gargano Nord, che è una comunità intercomunale dei 7 comuni del Gargano Nord che si confluiscono tutti intorno a un gruppo, e quindi con loro abbiamo avviato questa discussione. L'obiettivo di questa giornata è lasciarci provocare dalla Laudato Si, con l'aiuto del professor Amato del gruppo Ecologi del Dicastero per lo sviluppo integrale della Santa Sede, cercando di rispondere a una domanda che il professor Amato ci ha illustrato e ha cercato di accompagnarci questa domanda: se la Laudato Si può diventare un progetto politico, dove per progetto politico non intendiamo tanto scelte politiche in sé per sé, ma un ragionamento, una decisione etica, uno sguardo con cui guardare le cose. Se la Laudato Si può darci degli sguardi e delle visioni sulle situazioni, sulle questioni ambientali. E da lì si stanno svolgendo, nella giornata di oggi, questi gruppi di approfondimento. Abbiamo messo al centro 4 parole che a nostro avviso erano le urgenze del nostro territorio: la bellezza, perché viviamo in un bel territorio, il bene comune che va difeso in questo territorio, l'acqua e la biodiversità, perché viviamo in un territorio che apparentemente ha tanta acqua perché è circondato dal mare, ma che vive internamente, nell'interno costa, il problema dell'acqua, e il problema della biodiversità. Dico problema perché in realtà è una risorsa, la biodiversità del Gargano, che è enorme, ma va difesa e va custodita perché ci sono anche specie animali o vegetali che sono in pericolo e sono minacciate da questo. E quindi un po' tutti questi temi sono nella giornata di oggi, e poi tireremo le somme di questa giornata per capire anche come continuare e verso dove andare. Ciro Amato, direttore dell'Istituto Sviluppo Umano Integrale, in sigla ISVUME. Oggi abbiamo veramente capito a fondo la Laudato Si, che è un'enciclica che ci parla del rapporto tra Dio, l'uomo e il creato. Il creato ci precede, ha le sue regole e costituisce un'opportunità dell'uomo, i servizi ecosistemici, tutto ciò che la natura ci dà: acqua, biodiversità, bellezza, possibilità di svagare il tempo libero, principi medici, ma è anche il nostro limite. Non possiamo prendere dalla natura più di quanto essa stessa ci rimetta tanto tempo per rigenerarsi. Allora dobbiamo rispettare, dobbiamo custodire. La parola custodia è il centro di tutto il nostro incontro e di quello che la Laudato Si vuole dire. Custodire vuol dire occuparsi di qualcosa che è più debole di sé. L'uomo può distruggere l'ambiente, ma custodire vuol dire anche rendere grazie al Signore nel Tempio, proprio come radice. E quindi attraverso la cura del creato noi possiamo lodare
Dio. C'è un'altra cosa, tutto questo deve avere un senso di responsabilità nei confronti delle generazioni future. Non facciamo queste parole vuote, ma occupiamoci del creato perché ci occupiamo dei nipoti dei nostri figli. Amare la terra è bella, la terra non è una dea, è un dono di Dio. Amare l'uomo è bello, dobbiamo sintetizzare ecologia dell'uomo ed ecologia della natura. Rispettare tutti e due è la volontà di Dio sull'uomo. E ringraziamo il professor Ciro Amato che ha sintetizzato un po' quelli che sono stati i lavori nel distaccamento Iacotenente dell'Aeronautica Militare in Foresta Umbra, qui sul Gargano, appuntamento che probabilmente, come vi accennavo, avrà un seguito e quindi seguiremo perché ci interessano. Fra Italo, oggi veramente tante cose interessanti. Tantissime cose che mi invitano a fare una raccomandazione però, no? Perché tante cose stiamo dicendo, tanti consigli stiamo dando. Ok, tutte queste cose però a un certo punto sono sprecate se noi in prima persona non iniziamo a fare un cambiamento nel nostro modo di fare. Quindi la raccomandazione conclusiva di oggi è questo: ci sono tante esperienze, tante novità che arrivano a noi adesso anche grazie a Padre Pio TV, ma è importantissimo iniziare a cambiare la nostra vita. Il cambiamento climatico non è inesorabile, ognuno deve fare il proprio, anche tu che stai ascoltando, anche io e anche Tony. Quindi questa è una raccomandazione importante, già da oggi cambia un pochino la tua vita. Assolutamente d'accordo con te, è sfidante, ma ce la possiamo fare, per cui impegniamoci tutti. Noi ci ritroviamo lunedì prossimo, stessa rete, stessa ora, per continuare a parlare di sostenibilità. Adesso vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV. Buona giornata a tutti.